cerca di sfruttare questo mismatch. Taglio di Luau Cabarrò, taglia anche Baron che prende, spara dall'angolo e riprende il filo da dove l'aveva lasciato nella gara con il Monaco. Ecco Billy Baron di Luau Cabarrò, questo rallenta il ritmo della transizione Meneghina, poi Melli in qualche modo mantiene il possesso. Baron ancora per Melli, tripla per aria e a bersaglio. Se Milano alza le percentuali da fuori anche su giochi rotti come questo, poca pressione sui tiratori, diventa veramente complesso. Melli 50% da tre in campionato in questa stagione. Brown prova a replicare, questa invece è l'arma che Varese ama utilizzare tanto. Davis lo sta soffrendo moltissimo anche a rimbalzo d'attacco. Davvero grande esame di maturità che fino a questo momento Caruso sta passando a pieni voti. Poi però Brandon Davis, questo jumper dalla media, non lo sbaglia praticamente mai. E quel tiro non va a bersaglio, rimbalzo toccato, poi preso da Heinz. Extra possesso per Milano, questa volta Olsi butta dentro, appena sente il contatto, butta la palla per aria. Il ferro casalingo del Forum di Assago lo premia. Rimbalzi offensivi per Milano, Tonut, Heinz contro il capitano di Varese, Giancarlo Ferrero. Situazione di post basso, la difesa aiuta, scarico nell'angolo, Mitro Long punisce la difesa che collassa sul post basso. Adesso lascia in campo il suo numero 22, rimessa dal fondo, Baron riceve sulla punta dell'arco, liberissimo Luau Cabarrò, anche perché Colby Rossi l'ha finito per terra, ha difeso praticamente in 4 Varese. È un tiro difficilissimo, dopo anche una finta, però per Brandon Davis è abbastanza automatico. E Caruso deve rispettare il fatto che Davis possa mettere palla per terra, quindi non può rimanergli appiccicato come servirebbe. Ha superato in tutte queste 3 partite 20 punti, prima volta in carriera che gioca 3 gare consecutive sopra i 20. Quest'oggi per adesso è fermo a quota 9, qui perde palla Milano. De Nicolao, Tonut cerca di fermarlo, che canestro di De Nicolao, palleggia Baron, pick and roll con Kyle Heinz, grande recupero di Ross, parte Varese 3 contro 2, Caruso corre bene come al solito, c'è il canestro, volevano un fallo in attacco i giocatori di Milano. Melli vuole andare da Heinz, alla fine sceglie di servire sul perimetro Baron, triangolazione che passa da Ricci per arrivare ad Heinz contro Ferrero, riapertura, tiro di Baron con 3 secondi sui 24 contro l'aiuto del lungo, invece saltando è andato fuori equilibrio. E questa è la seconda bomba su 3 tentativi della sua partita, ultimi 103 secondi del terzo quarto, meno 16 Varese. Mitru Long, penetrazione, tiro appoggiato al tabellone, canestro e anche fallo subito. Questa è un'altra stoccata importantissima perché Milano, sì, un tiro difficile, adesso lo vediamo cadendo. Del quarto periodo, Biliga consegnato per Mitru Long, ancora quintetto alto per Milano con Biliga e Davis in campo contemporaneamente. Baldasso va a cercare proprio Brandon Davis, manca l'anticipo Caruso, nessuno fa in tempo ad aiutare e Davis può... Complessivo sia da una parte che dall'altra. Si mangia il campo in pochi passi, come se fosse una guardia con grandissime qualità di ball handling. Abbiamo chiamato Jaron Johnson. Bisognerebbe sempre giocare fino alla fine. Segna Walter Tensai, fissa il punteggio finale sul 96-84, Milano torna a vincere.